Utine. Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Buongiorno, buon pomeriggio e benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta, anche oggi un'oretta assieme. Nella seconda parte sarà con noi l'avvocato Tiziana Benussi, presidente dell'Associazione di Trieste, dell'Associazione Italiana per la Lotta contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, che parlerà con noi della 16ª giornata nazionale di sensibilizzazione in merito a queste problematiche. Ci anche spiegherà alcune delle iniziative che sono in programma. Nella prima parte continuiamo a parlare di salute, insomma, fondamentalmente. Siamo assieme, è tornato anche lui a trovarci, Saul Laganà dell'Associazione Benessere. Non mi ricordo mai se ASDC significa qualcosa o se è un tranello. No, Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale. Ah, ho capito. Sì, allora pomeriggio a chi ci ascolta e guarda. È un mezzo tranello allora. È un acronimo. per essere venuto a trovarci, grazie Saul. Allora, grazie, parliamo di Estate in Movimento, che ritorna come sempre tra una decina di giorni, più o meno, dal 1 luglio al 31 agosto. Allora, partiamo da che cosa? Partiamo dalle novità o partiamo per una volta dalle cose che vengono confermate, poi alle novità ci arriviamo strada facendo. Bene. Sperando di ricordarle tutte, comunque i due corsi più anziani, più antichi di Estate in Movimento dal primo anno, quest'anno è la 23ª edizione, sono la ginnastica dolce per la terza età al mattino e la ginnastica musicale, che poi di anno in anno magari le proposte variano, quest'anno c'è lo Zumba, che si svolge il pomeriggio. Proprio queste due attività sono le attività che sono cominciate 23 anni fa, anzi per l'esattezza 23 anni fa è iniziata l'attività motoria al mattino per gli anziani, avevamo oltre 100 anziani che venivano. Per fortuna adesso non è così, è molto difficile gestirli. E il pomeriggio dall'estate successiva abbiamo aperto l'attività musicale il lunedì e giovedì pomeriggio. Poi pian piano abbiamo aumentato il numero dei corsi, il massimo numero si è raggiunto l'anno scorso in occasione purtroppo del lockdown, che ha provocato come reazione di alcune società sportive o dilettantistiche che durante l'inverno erano state bloccate dall'attività, di chiederci di partecipare un po' per ottenere visibilità, cosa che tuttora si fa, si è sempre fatto con le associazioni con le quali collaboriamo, ma anche per dare una continuità a un servizio che era stato interrotto per i propri soci e i propri soci a causa proprio dell'epidemia. Allora, che cosa significava? Perché adesso fondamentalmente è anche abbastanza, è naturale fondamentalmente, no? Quando si passa davanti a Barcola tra luglio e agosto, di vedere la gente che fa ginnastica, insomma comunque che fa attività in pineta. Però 23 anni fa parliamo di, come dire, intanto c'era ancora la lira. Era un altro secolo. Era anche un altro secolo, sì, questo è vero, però voglio dire, da un punto di vista anche di questo tipo di attività, che cosa ha significato in quegli anni, non voglio dire inventarsi una cosa del genere, ma comunque farla nascere, farla cominciare, immagino che non sia stato semplicissimo. No, oltretutto in quegli anni gli enti pubblici davano contributi per attività sportive in genere, ma nessuno aveva mai chiesto contributi come facciamo noi per un'attività che adesso viene definita ludico-motoria, ma che è fondamentale per la salute e a tutti gli effetti una prevenzione primaria. E quando ci approcciammo con il comune quell'anno lì, o tutto ingenui, senza neanche sapere che strade prendere, quale protocollo seguire, a chi fare domanda, chiedemmo un appuntamento e ci mandarono da un funzionario del comune, dell'ufficio sport, il quale ci guardò attoniti e alla fine ci chiese ma che volete voi? Così fece la mano a dire contributi,
E noi, se ci sono volentieri, insomma, alla fine ci concessero questo contributo, in questa maniera, in maniera ufficiale ovviamente, però noi non sapevamo neanche come chiedere, comportarci, sì. Tanto che quando facemmo un preventivo, ricevemmo un contributo X, spendemmo meno del contributo e noi dichiarammo che avevamo speso meno e ci venne dato meno, naturalmente, come era ovvio che fosse. Ah, sì. Insomma, beh, sì. Beh, proprio era niente, era veramente un altro mondo, ma anche per noi. Poi capimmo i meccanismi, come funzionava, ci venne anche spiegato gentilmente dal direttore negli anni successivi, dal direttore di allora del dipartimento. E registrammo sia le domande come andavano fatte, insomma, per noi era l'anno zero, ecco. E cominciaste subito là? Sì, Pineta di Barcola. Tra l'altro ricordo che quell'anno, intanto non credevamo che accettassero il contributo, per cui ho detto, boh, come facciamo? Dobbiamo pagare l'insegnante, dobbiamo fare la pubblicità, ma... Io mi ero prenotato la vacanza a Scopello, in provincia di Trapani, da amici, e perché ero convinto che mai e poi mai ci avrebbe permesso di farlo. Invece arrivò la lettera del contributo, dobbiamo fare, dobbiamo assolutamente farla. Io dovevo partire, per cui avevo comprato il biglietto d'aereo, tutto, e via telefono, andavo in una cabina telefonica, parlavo con la collega prima, parlavo dopo per sapere com'era andata, se c'era qualche problema chiamavo gli uffici del comune per i permessi. Cosa, cioè, proprio da pionieri, proprio. Sì, proprio da pionieri. E con che cosa cominciaste? Proprio ginnastica dolce per la terza età al mattino. Ginnastica dolce per la terza età. Il primo giorno si presentarono in 70, dopodiché aumentarono di giorno in giorno, fanno arrivare oltre i 100, eravamo terrorizzati. Io per fortuna a Scopello stetti solo una settimana, tornai 2 giorni prima, proprio perché ero terrorizzato che potesse... Perché quella era anche una responsabilità... Sì, avevamo l'assicurazione, sì, però sì, lo però stesso, 100 persone, anziane, la collega bravissima però... in difficoltà, c'era pure la persona che aiutava e montava la cassa per la musica, ma ugualmente non eravamo preparati a un flusso di questo tipo, ci aspettavamo 7, 8, 15 persone, 20, non 100, sì. Cioè aumentare ogni giorno che aumentavamo. Non ho mai chiesto, cioè di solito lo faccio quando abbiamo ospiti che si occupano di persone anziane da un altro punto di vista, però dal tuo punto di vista, che poi immagino che hai incominciato ad avere a che fare con le persone anziane anche prima di 23 anni fa, no? Desuro. Sì, ecco. E, c'è un dato incontrovertibile, no? Nel senso che appunto gli anziani, il concetto stesso, se vogliamo, di anziani si è molto modificato nel corso degli anni. C'è una modifica, diciamo così, sociale, nel senso, io lo ripeto per l'ennesima volta, i miei nonni, come posso dire, si vestivano da vecchi, cioè nel senso, no? Non riesco a concepire mio nonno in jeans. Si vestivano da vecchi a 50 anni. Sì, questo è anche vero. E questo è un dato, no? Perché adesso oggettivamente cambia da questo punto di vista. Dal punto di vista, diciamo, fisico, anche se magari il termine forse non è correttissimo, cioè le persone di 70 anni, mettiamo così, che venivano che si iscrivevano ai corsi, erano diverse dalle persone di 70 anni che adesso si iscrivono ai corsi? Cioè, non so se ho reso... Perfettamente, i settantenni sicuramente diversissimi, oltre gli 80 l'aspetto fisico non credo molto, però gli ottantenni attuali e anche molti novantenni sono cognitivamente molto più avanti dei loro predecessori, ma molto. Sono molto più attenti, hanno una soglia di attenzione molto più elevata, e innanzitutto perché fanno attività motoria, secondo perché la medicina si è evoluta, la farmacologia si è evoluta, perché possiamo dire quello che vogliamo dei farmaci, ma senza determinati farmaci l'attività motoria la considero a tutti gli effetti un'arma, quasi un farmaco, e quindi è importante anche quella, ma resta il fatto che determinate problematiche e patologie non trasmissibili legate all'apparato cardiovascolare, ma anche le neoplasie, senza
la medicina. Sì, 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 vabbè. Non c'è speranza. E invece così c'è un aumento notevole dell'aspettativa di vita e anche della qualità. Mm-hmm. Ho capito. E, ultima domanda su questo. Sono cambiati di più, nel senso, c'è una differenza fra l'approccio dell'uomo e l'approccio della donna a questo tipo di attività, secondo te, o non ha senso come domanda? Ha senso e come? E ti rispondo facendoti l'esempio del mio vissuto in palestra, attività motoria per le persone affette da patologie cardiovascolari. Lo faccio da 30 anni con l'associazione volontariato Dolce Cuore Trieste, Sweetheart Dolce Cuore Trieste. Nel 90, quando ho iniziato, quindi nei primi 5-6 anni, c'erano una donna ogni 10 uomini. Ok. Già questo è un dato. Da parecchi anni le donne sono il 35-40%. Sì, quindi... Nei corsi motori per anziani, invece, il numero si inverte. E sono molto più le donne. Prima erano un rapporto invertito più o meno del 10% di uomini, adesso sempre il 30-40%, in certi corsi anche molto meno. Secondo me perché intanto l'uomo, nel senso l'umano di sesso maschile, fa più fatica a mettersi in discussione. È costretto dalla patologia, a quel punto ha paura, sì. Il medico gli dice devi andare a fare attività motoria, lo dicevano già allora. E ci si andava con minor convinzione, ora con maggior consapevolezza, ma si andava, e quindi eccolo che il cardiopatico va, mentre la donna non andava perché comunque aveva la famiglia da seguire, la donna non è mai pensionata, sì. No, soprattutto la donna di quella generazione lì, di quelle generazioni lì non vanno mai in pensione letteralmente rispetto ai sì, loro coetanei uomini. Anche questo le aiuta a vivere di più comunque, allora. È meglio. Andiamo alle proposte di quest'anno. Dunque, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, sono 5 giorni, insomma. Sì. Che cosa caratterizza in questo senso, allora, quali sono le novità di quest'anno? Poi arriveremo dall'altra parte a Melara, ma quello certo, ce lo teniamo dopo. Intanto novità, Marco, ci sono una serie, permettetemi gli occhiali, devo ricordarmi tutto, francamente. Intanto ci sono una serie di eventi che non c'erano l'anno scorso, offerti da Pilates Yoga Massaggi di Lorenza Cavallari, degli appuntamenti spot proprio, dove si tratta il respiro, le spalle, le mani, gli occhi, chiamato il corpo racconta, e le quattro puntate, i quattro eventi sono il respiro racconta dal 28 luglio, le spalle raccontano l'11 agosto, il 18 agosto le mani raccontano, il 25 agosto gli occhi raccontano. E Lorenza Cavallari di Pilates Yoga Massaggi e la psicologa Federica Bastiani offrono questi interventi. Durante la settimana abitualmente abbiamo i corsi di lunedì abbiamo l'Hatha Yoga dell'Olympic Club, lo Zumba il pomeriggio di Ilaria Marcucci come era l'anno scorso. Il martedì abbiamo la mattina la ginnastica dolce, la diamo sempre noi, è una nostra caratteristica, e lo yoga tradizionale di equilibrio alle 18.30. Ancora il mercoledì alle 18.30 yoga tradizionale di Metamorfosi, che è un'associazione nostra collaboratrice storica con la dottoressa Raffaella Bellen, una garanzia di serietà e di competenza. Il giovedì mattina saluto al sole ancora con Metamorphosis, il Pilates a seguire alle 9.15, nel pomeriggio abbiamo Gym Terza Età e Gym Femminile di Emotion, un'altra associazione, lo Zumba di Ilaria Marcucci alle 19, alle 19.30 la scherma storica che è l'appuntamento fisso del giovedì da anni di questa associazione SD di questa scherma storica. Posso fare una battuta? Io sai che non posso esimere. Quante ne vuoi? Da farle. Delle volte fa un po' cioè lezioni di combattimento con il bastone propedeutico, cioè sempre che il uno, propedeutico a prendere le legnate, sì, ma anche può essere uno comunque cammina col bastone data l'età e può usarlo anche per volendo, sì, volendo diventa, come autodifesa sicuramente gli istruttori sono in grado di insegnarlo. Quindi
Allora, e il venerdì non l'abbiamo detto? Il venerdì non l'abbiamo detto, c'è la ginnastica dolce al mattino, sempre organizzata da noi di benessere, e l'Hatha Yoga di Olympic Club, che è questa associazione è arrivata quest'anno per la prima volta. Io non ho capito, ci si deve iscrivere? No, mai. Cioè uno viene e fa... Esatto. Immaginiamo l'animazione in spiaggia. Devo dire la verità, 23 anni fa ci venne l'idea guardando l'animazione in spiaggia. Abbiamo copiata letteralmente. Però uno deve dirvi, guardate che sono qua, oggi faccio con voi, in modo che... C'è uno standard, può venire, si presenta, c'è l'istruttore, c'è una persona che monta l'impianto, lo standardo. Le prime settimane spesso ci sono io o qualche altro collaboratore, distribuiamo i volantini, se dobbiamo rispondere alle domande rispondiamo. Si può comunque chiamare la segreteria il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 12, posso dare il numero, che è lo 040 064 1740, oppure scrivere a sdcbenessere@gmail.com o consultare, se sia Facebook, la nostra pagina Benessere Trieste SDC, spero di averla detta tutto, Benessere Trieste SDC, dove giornalmente diamo notizia dei corsi. Ecco, la zona della Pineta è sempre quella? O sì, prima della fontana. Prima della fontana, sì. Ok, perfetto. E poi c'è Melara. Da 5 anni, se non ricordo male, abbiamo deciso di rivolgerci alle periferie. Non dico che sono luoghi bistrattati, però sono luoghi che, dove il disagio, la difficoltà possono essere presenti. E sicuramente non c'era, almeno 4-5 anni fa, non c'era un gran numero di offerte. Diciamo che dopo che abbiamo iniziato noi, altri sono seguiti. E quindi siamo felici, di aver fatto da apripista. Poi è anche vero, scusa, che da qualche tempo anche il quadrilatero di Melara è uscito da quella nomea, sì, da quello stigma, sorta del Bronx, immeritato, tra cittadino, eccetera, quindi insomma è diventato... Il triestino non sa cos'è veramente il Bronx, però se scende al sud o va nelle grandi città del nord Italia lo vede. Il triestino nemmeno sa che cosa significa. Certo, ci sono delle situazioni di disagio, ci sono delle piaghe sociali che però il comune affronta con decisione e anche le associazioni che in loco si danno da fare. A partire da Lauser, per esempio, che lì ci sono associazioni sportive, ci sono le ACLI, direi che c'è un bel tessuto di associazioni, associazionistico che è molto presente sul territorio. Qui voi ci siete lunedì e giovedì, mercoledì e giovedì. Esatto, lunedì e giovedì noi abbiamo la ginnastica dolce al mattino con la collega Claudia. E il mercoledì c'è l'Hatha Yoga e il Vinyasa Yoga, che è offerto da Olympic Club, che è l'associazione che quest'anno ha iniziato a collaborare con noi, si offre con le proprie attività. Poi abbiamo l'evento scherma storica, quindi la scherma storica che solitamente è il giovedì per tutta l'estate, e fa un evento dimostrativo il giorno 9 luglio, con una serie di esibizioni con gli atleti dell'associazione. Quindi le persone sono invitate a venire, si siederanno sugli spalti del... Ah, è fatto sull'anfiteatro, diciamo. Esatto, insomma, sull'anfiteatro, che ha l'agibilità, e lì dimostreranno per un'oretta e gli altri circa. Appuntamenti a Milano sono sempre là? No, perché gli appuntamenti a Milano sono questi che vedi. No, ma dove sono? Sempre, sempre lì, sì. Ah, sempre là in zona? Sì. Okay. La mattina, oltretutto, noi abbiamo scritto alle 10, la prima lezione sarà alle 10, in verità quasi sicuramente le persone, gli abitanti di Melara, chiederanno alla collega di anticipare di mezz'ora, per cui dalla lezione successiva anticiperemo alle 9:30 per un problema di sole, perché non ci siamo ricordati, francamente l'anno scorso lo scoprimo, il sole alle 10 comincia a picchiare sopra in mezzo al quadrilatero, quindi dove c'è l'anfiteatro, e diventa complicato riuscire a fare l'attività, soprattutto nella seconda mezz'ora, quando sono sdraiato a terra e il sole batte forte. Chi viene tu hai detto prima, no? Il fatto che voi siate a Melara significa anche l'attenzione alle periferie, eccetera. C'è una, chiamiamola così, fruizione, immagino che ci sia una fruizione diversa a Melara, nel senso che arriverà gente più vicina a Melara che non
Sì, perché, non solo, ma soprattutto. Perché Barcola, adesso diciamo la verità, Barcola fondamentalmente con l'autobus, con la 6, ci arrivi senza città, problemi, eccetera. E sto pensando eventualmente a uno che stia da quelle parti, arrivare a Barcola da Melara, metti anche, che so, da via Flavia, eccetera, e ciò è un po'... È un problema, infatti vengono dal circondario, ecco, quello di... vengono dal circondario in massima parte, dal quadrilatero, ma non solo. Sì, sì, sì. Le abitazioni intorno al quadrilatero, scusate, affluiscono persone da lì, anche dalla zona di Cattinara, qualcuno, mi ricordo l'anno scorso, in fondo sono 5 minuti di autobus. Sì, sì. Non solo, poi lì l'autobus corre, non è l'autobus che va a Barcola, che sta in fila mezz'ora. Ecco, senti, bisogna parlarne, perché non vorremmo parlarne, però insomma in realtà bisogna farlo, nel senso l'emergenza pandemica, no? A che cosa vi ha costretto a rinunciare per quanto riguarda il calendario per quanto riguarda questi appuntamenti? Intanto immagino anche ad un po' di gente, perché dovrete anche voi rispettare maggiormente il distanziamento. 2 metri. Ma immagino anche che forse avevate in mente qualche iniziativa in più o qualcosa no, di diverso. No, non c'è stato impedimento. Tanto che l'anno scorso, come ho detto, in piena bolgia, parlo per istituzioni, per chi si occupava dei problemi, questa epidemia è piovuta sull'umanità improvvisamente. Certo, qualcuno l'aveva annunciata, ma fondamentalmente l'umanità era totalmente impreparata, sì, ad accoglierla, e quindi abbiamo utilizzato tutti i protocolli, osservato tutti i protocolli possibili, immaginabili, però il fatto stesso di essere all'aperto, siccome non siamo mai andati durante l'estate in zona rossa, noi ci siamo limitati alla distanza di 2 metri, mettere a disposizione il dispenser del disinfettante, obbligando le persone a farlo, chiedendo espressamente che lo facessero, dopodiché basta, non c'era necessità di misurare la temperatura, siamo a 2 metri, non serve assolutamente. E poi ci eravamo dati un numero massimo, ma che non è stato mai raggiunto, perché comunque avevamo dei spazi giganteschi, lì potevano stare veramente 100 persone, noi abbiamo una cassa per la voce, per far sentire la voce dell'insegnante, quindi abbiamo avuto 30-40 persone, comunque. In certi corsi, altri meno, dipende dal tipo di offerta, no? Il corso di ginnastica terza età riempie lo spazio, perché sono tanti. Il corso particolare di nicchia ovviamente ha degli affezionati, no? Per capirci. Ah, è anche vero che un po' dappertutto, un po' dappertutto è eccessivo, ma comunque insomma c'è tanta gente che fa attività all'aperto. Io mi ricordo che per quale ragione sono passato, sì, c'era una conferenza stampa politica, prima che lo spazio davanti alla centrale idrodinamica fosse trasformato insomma in hub vaccinale, eccetera, c'era parecchia gente che faceva, credo, ginnastica, non so se era yoga, o cos'altro. Adesso mi sembra che si siano spostati un pochettino. Sì, li hanno spostati, nel senso che hanno dato il permesso ufficiale. All'inizio credo che ci fossero stati dei pionieri anche lì, sì, sono sì. presentati. So che proprio Metamorphosis era l'unica associazione, o meglio la prima associazione ad aver chiesto i permessi, ecco. Quando è arrivata subito. Poi altri hanno seguito probabilmente, e a quel punto è stato necessario regolare il flusso, perché altrimenti andava a scontrarsi logisticamente con le persone che affluivano per la vaccinazione. Questo però che cosa significa? Cioè significa che c'è voglia di fare attività, c'è voglia di uscire, forse all'epoca poteva essere anche considerata una sorta di risposta al fatto che le palestre fossero ancora chiuse, insomma, si poteva vederla anche in quel modo probabilmente. Ritengo, no? Ci siano più fattori, siano in termini di più fattori. Sicuramente stare chiusi in casa all'inizio, io il ricordo che ho, io uscivo la mattina alle 5:30, 6, andavo a prendere il giornale e tornavo di corsa a casa.
mi sono comprato una maca, perché l'attività era completamente sospesa e non sapevo cosa fare. E se fosse in caso di bel tempo, avevo il giardino in amaca. Leggevo giornali, libri, telefonavo, andavo spesso in ufficio la mattina, sempre prestissimo, e bastava fare il permesso, no? Essendo il referente dell'associazione potevo andare, ma sì. Insomma, era abbastanza claustrofobico, eh? Ecco. Posso immaginare chi non aveva queste occasioni come doveva sentirsi. Poi c'è la persona consapevole che il movimento è fondamentale per la propria salute, o psichica e fisica, e quindi alla minima occasione si andava a camminare, a correre. Forse c'erano delle esagerazioni, qualcuno non rispettava le regole, forse qualcuno esagerava sostenendo che bisognava stare chiusi in casa per forza, ma è il terrore, la paura, la paura di questo virus sconosciuto. I nostri atteggiamenti in quel periodo forse non sono... Erano estremi, perché nel caso di situazioni così, dove l'ignoto è a dominare e dove anche le persone che dovrebbero conoscere non sanno, perché si trovano di fronte a una situazione completamente nuova, quindi un virus che reagiva non come i virus che si conoscevano fino a quel momento, era nuovo, quindi come avrebbe reagito? Era veicolato con l'aria, all'inizio si pensava fosse veicolato col contatto soprattutto, e giù lavare, spazzare i pavimenti, non serviva a niente, ma non si sapeva qual è la vita in termini di secondi, di minuti del virus, non si sapeva. E quindi spazi. Sì, non, quegli atteggiamenti là non possono essere... Tentativi ed errori si facevano, come era naturale che fosse. Tra l'altro è anche bello che proprio la gente che fa attività sportiva, sia appunto sia questi corsi, sia quelli che vanno in bicicletta, che quelli che vanno a correre, in qualche modo stanno consentendo alla città di appropriarsi del Porto Vecchio. E lì poi... Credo, adesso qualcuno mi sgriderà, ma insomma là non c'è allegato ottavo che tenga. Se la gente incomincia a frequentare un posto, bisogna mettersi l'animo in pace. Lì ormai Trieste è entrata, è in Porto Vecchio, per cui ne tengano conto tra 3 o 4 mesi. Ma questo, come diceva il barman di Irma la Dolce, è un altro discorso. Allora, arriviamo al... facciamo un po' il sunto di quello che abbiamo detto. Intanto i corsi ricominciano il 1° di luglio e finiscono il 31 di agosto. Per i calendari è tutto, penso che sia sufficiente anche poi andare nel sito, insomma, no? Perché certo. Ormai... Quando, sulla pagina Facebook? Sulla pagina Facebook, che è quella di... Benessere Trieste ASDC. Ok, io non ho mai capito invece, perché ormai poi, quando uno poi invecchia in certe cose si incistano e non riesco a... È stato in movimento e il nome, diciamo così, di tutte queste iniziative? Sì, è stato in movimento, la salute non va mai in vacanza. Ok, perfetto. C'è il patrocinio del Comune di Trieste, questo lo ricordiamo, e insomma la gente ormai poi sa come fare appunto per venirvi a trovare e anche poi per rimanere con voi. Mediamente quanto dura ogni lezione? Questo non ho chiesto. Dipende dall'attività, immagino. Tra i 45 e i 90 minuti. Perché ci sono lezioni che durano 45 minuti, lezioni che durano 60, lezioni che durano 90. Sì, a seconda, quindi penso anche proprio... La schermatorica è una delle lezioni che dura di più, anche perché loro, devo dire la verità, si divertono come matti. Sì, sì. Quindi restano lì a combattere ad agosto, quando fa buio, alle 21, sì. Loro sono ancora lì che bastonano. quindi sapete appunto come fare e come regolarvi. Grazie allora a Saul Laganà dell'associazione Benessere ASDC, io non imparerò mai anche questo, ma ormai ripeto, associazione sportiva dilettantistica e culturale, questo mi mancava. Grazie davvero, buon lavoro, buona estate. Dopo la pubblicità cambiamo argomento, sarà con noi Tiziana Benussi, presidente, per quanto riguarda Trieste, dell'Associazione Italiana per la Lotta contro le Leucemie, i Linfomi e il Mielome. Trieste.
Seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta, siamo in compagnia dell'avvocato Tiziana Benussi, che è presidente della sezione triestina dell'Associazione Italiana per la Lotta contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, che si chiama, l'associazione si chiama AILM. Grazie per essere tornata nei nostri studi per parlare della giornata nazionale per la lotta contro queste malattie, che è in programma il 21 di giugno, quindi se non sbaglio lunedì? Sì, lunedì. Esattamente. Allora, questa è la 16ª edizione di questa giornata, che da un lato sensibilizza su queste problematiche, ma dall'altra, mi pare di capire, serve anche per fare il punto sulla ricerca, fondamentalmente. Certo. Certamente, intanto grazie a voi di averci ospitato. Devo dire che con Telequattro è sempre stata molto disponibile con AIL a riceverci in occasione delle manifestazioni che noi facciamo per la raccolta dei fondi, l'uovo di Pasqua, durante il periodo pasquale, le stelle di Natale durante il periodo natalizio e anche oggi. È vero, questa è la 16ª edizione della giornata nazionale dell'AIL, che è stata promossa per fare un punto sulla ricerca in questo campo, che ha dato degli ottimi frutti. E questo bisogna sottolinearlo. È molto importante, perché non si muore più di leucemia. Ci sono dei centri ematologici veramente di primo ordine in Italia, e anche Trieste è considerato un ottimo centro ematologico in cui confluiscono vari pazienti. E adesso speriamo che il problema Covid si stia definitivamente risolvendo, ma fino a qualche tempo fa arrivavano a Trieste nel reparto di ematologia anche pazienti non solamente da tutte le parti d'Italia, cosa che hanno continuato a fare, ma anche dalla Croazia, dalla Slovenia, dai paesi limitrofi, e di conseguenza è considerato uno dei centri di eccellenza dei reparti universitari e ospedalieri di Catinare del Maggiore. Anche perché noi molto spesso, no, nel volere, diceva una parafraso una battuta di Paul Newman, che diceva molto spesso si perde tanto di quel tempo a parlare male delle cose che ci si dimentica di parlare delle cose che funzionano. Infatti è questo così, perché a Trieste ci sono degli ottimi reparti. Il professor Zaia, che adesso attualmente, prima c'era il professor Paradini, che ha diretto egregiamente il reparto per tanti anni, che proveniva anche lui da quella che è stata forse la città fulcro della nascita dell'ematologia, da Udine, dal professor Baccarani, che poi è andato poi a Bologna, e anche il professor Zaia è di quella scuola e proviene ed è arrivato a Trieste mi pare tre anni fa ormai da Udine, e adesso dirige in maniera fantastica il reparto, e l'avete avuto ospite. Spesso. Sì, e tra l'altro mi sono ricordato adesso una frase che mi disse ancora Paladini 5-6 anni fa. Io avevo appena incominciato a condurre Trieste in diretta, disse una cosa che poteva sembrare, come dire, piuttosto cinica e piuttosto scioccante, però bisogna anche comprendere che molto spesso i medici che hanno a che fare con determinate questioni giorno dopo giorno possono anche permettersi un certo cinismo, ma lui mi diceva la nostra ricerca, anche qui parafraso un attimo, farà in modo che i nostri pazienti muoiano d'altro, che detta così può sembrare appunto un uppercut, però fondamentalmente contiene appunto una verità. Si può convivere con determinate, certo, con determinate patologie. E morire anche di altro, cioè dunque curare e curare, tenere sì, sotto controllo, e anche guarire completamente da queste malattie. Direi che più di cinismo bisognerebbe parlare di distacco. Il distacco è comprensibile, perché altrimenti uno non può fare questa professione. Sì, è vero. Ecco. Comunque la giornata nazionale dell'AIL vuole sensibilizzare appunto il pubblico sia alle novità in materia di ricerca,
sia per dare un po' di senso pratico a tutte quelle che sono le iniziative dell'AIL nazionale, no? E anche delle singole sezioni. Prima di illustrare, volevo chiedere una cosa che mi è venuta anche qua in mente adesso. Come associazione avete in qualche modo colto anche voi quelle problematiche che parecchi medici stanno segnalando da qualche da un anno e mezzo a questa parte, fondamentalmente, cioè questa come posso dire questa disattenzione della persona a farsi curare da altro per paura del Covid. Sì, l'avete sentito? Io no, direi di no, che in questa specifica situazione direi di no, perché il reparto è stato veramente tenuto in una maniera egregia e non permettendo appunto nessun tipo di focolaio di infezione. Prima di tutto il reparto di ematologia qui a Trieste è il maggiore, dunque più facile che non a Catinara, ovviamente, e dunque è stato assolutamente avulso da tutta quella che era la situazione infettiva. E in quel reparto bisogna ricordarsi che poi dopo tutte le cure che vengono prestate ai pazienti ematologici vengono prestate in contemporanea o nello stesso, diciamo, posto dove vengono visitati anche gli altri pazienti oncologici, per cui c'è stata un'attenzione tale che nulla è successo, e sono tutti vaccinati, lo devo sottolineare, i medici di quei reparti sono vaccinati, se no non sarebbero lì. Allora, parliamo delle iniziative specifiche di lunedì, allora, o che gravitano attorno a lunedì. Esatto, allora le iniziative sono, lasciate un po', la cosa più importante da dire è che lunedì ci sarà, voi gentilmente avete rammostrate il numero verde al quale tutti i pazienti o i parenti dei pazienti ematologici o chi vi ha interesse può rivolgersi, e ci saranno numerosi ematologi di fama nazionale che potranno rispondere alle domande di coloro che telefoneranno per ovviamente chiarire e dare una risposta alle loro problematiche. Questa è la cosa più importante che viene fatta a livello nazionale. A livello locale è un po' lasciato alla situazione singola delle sezioni. Devo dire la verità che c'è stata una gran campagna anche in questi tempi per la donazione del 5% all'associazione, all'AIL nazionale, che poi dopo il 5% che viene versato all'AIL nazionale viene riversato nuovamente dall'AIL nazionale alle singole sezioni che ne diventano beneficiarie, perché la gran cosa di questa associazione è che le sezioni lavorano per se stesse, per il loro territorio. Cioè esiste una AIL nazionale, ma la realtà è che tutto quello che noi, per esempio a Trieste, dove c'è una sezione molto piccola, perché siamo insomma di fresca costituzione e poi con un territorio minimo, ovviamente, perché Trieste è Duino, Sant'Orligo e Muggia dove operiamo, ma tutto quello che noi riusciamo ad avere, ci sono anche delle donazioni anche importanti, abbiamo avuto anche un lascito importante, e tutto quello che abbiamo viene destinato o al reparto di ematologia o ai singoli pazienti e alle attività che svolgiamo per conto dei pazienti. Per esempio c'è una dall'inizio, poi dopo, per cui da molti anni c'è una psicologa che noi retribuiamo, che viene contattata sia dai pazienti quasi giornalmente, sia dai parenti dei pazienti, che di aiuto enorme all'attività, insomma, a stargli vicino e a comprendere che cosa bisogna fare, che cosa bisogna dire, a stare proprio a essere di aiuto per il paziente. Questa attività è continuata nonostante i problemi del Covid. Ecco, ci siamo un po' fermati. Cioè, non ci siamo fermati nella maniera più assoluta, però devo dire che anche la situazione Covid ci ha creato dei problemi, perché abbiamo rischiato di non fare la campagna Stelle. In molte città d'Italia non è stata fatta. Devo dire che il consiglio direttivo e soprattutto le mie colleghe, perché io ero veramente così un po' diffidente sulla possibilità
di fare qualcosa quest'anno, e poi mi hanno convinta in poco tempo e abbiamo aperto il fine settimana, il primo fine settimana di dicembre, per cui giusto prima, giusto in tempo prima della chiusura, e abbiamo venduto tutte le stelle che avevamo ordinato. Anche perché è incredibile che la gente, nonostante la situazione che si era creata, venisse a cercarci per acquistare le stelle. Ma perché adesso, mi pare che l'avevamo già detto anche l'altra volta che ci eravamo visti, alcuni appuntamenti poi sono, come dire, adesso, cioè, scandiscono anche un pochettino, certo, la nostra... Adesso, in quest'anno e mezzo magari... tutto ciò è passato un po', diciamo, sotto il tritacarne del virus, eccetera. Però è anche vero che, non so, arriva un certo periodo dell'anno e dici, quest'anno Pasqua è alta, bassa, eccetera, si sa che un mese prima più o meno ci sono le uova. Esatto. Sotto Natale si sa appunto che c'è. E questo può valere anche per, che so, le arance dell'AIRC, come, certo, anche altre iniziative. E fondamentalmente, adesso non voler creare uno slogan perché poi non sono il tipo, però delle volte la solidarietà è quasi di casa, no? E quindi se non riesci a trovarla nei luoghi dove sei abituato, ti muovi in modo da trovarlo ugualmente. Penso che alla fine, ma è così, inconsciamente sia questo probabilmente. È così, perché devo dire che ci sono tante persone vicine all'AIL. Poi facevamo le vendite porta a porta, per cui telefonavamo noi o ricevevamo delle chiamate al nostro numero che è sul nostro sito, per avere delle, dove venivano ordinate in effetti le stelle di Natale. Finendo il discorso, delle manifestazioni per il 21 a Trieste purtroppo quest'anno non le potremmo fare, proprio perché la situazione Covid ci ha un po' fermati dal decidere di far qualcosa che potesse reggere, non sapendo, ovviamente dobbiamo avere i tempi sono quelli, non è che si decidono le cose in questo senso all'ultimo momento. Speriamo che il prossimo anno non sia così. Le novità della sezione di Trieste, lei in particolare, tu lo sai perché ci hai sentiti varie volte, diciamo c'è un'unica novità importante, che stiamo creando anche noi il gruppo dei pazienti e un gruppo dei volontari che poi dopo si occuperanno dei pazienti. Questo gruppo di volontari è seguito da due persone del nostro direttivo che incontrano i volontari e si impegnano anche, poi dopo verranno formati perché occorre una formazione abbastanza importante, no? Ecco. E in certe altre sezioni questo esiste già, esiste anche il cosiddetto gruppo pazienti e pensiamo che nei prossimi tempi possa essere possibile anche a Trieste. Allora, c'è una delle, nel senso, credo che sì, ci sia sul sito anche, no? Io qua ho degli appunti, tutta l'attività dell'AIL a livello nazionale, ma non solo, e tra le tante realtà in cui vi impegnate ci sono quelle che diciamo contribuiscono anche nei modi delle volte anche più semplici, verrebbe da dire anche più elementari sotto certi punti di vista, però contribuiscono anche a rendere la degenza in ospedale per i pazienti e conseguentemente anche per i familiari, perché poi, voglio dire, la cosa è duplice, nel senso che un familiare, se viene a sapere che il proprio congiunto sta bene, diciamo così, sta bene in ospedale, sta meglio anche anche il familiare. Però anche questo, no? Voi curate anche... Ecco, avete anche questa attenzione. Più serena, se è possibile. La prima cosa che abbiamo fatto appunto è cercare la nostra psicologa. Poi abbiamo messo per esempio le televisioni in tutte le stanze. Sembra una cosa senza importanza, mentre invece no, è importante. Anzi, perché le persone che non si possono muovere, soprattutto in questo periodo in cui non si potevano ricevere visite. Perché tuttora, questo è l'altro discorso. Esatto. Adesso noi avevamo per esempio una specie di sportello
all'interno del reparto, dove c'erano dei nostri volontari che si occupavano di aiutare i pazienti o aiutare i parenti dei pazienti. Questo è stato ovviamente chiuso e non c'è ancora la possibilità di riaprirlo. Speriamo che nel futuro di ritornare definitivamente ai tempi passati, che certamente comportavano per chiunque, non solamente per i pazienti ematologici, dovesse passare un po' di tempo in ospedale, un periodo più sereno. No? Perché... Ma, per esempio, si recupera poi, perché qui siamo di fronte ad una... Come posso dire, ad un evento che, non avendo precedenti, non ci sono termini di paragone come dire, no. a cui andare a guardare, no? Per esempio, adesso io lo dico, parlo un po' prodomomea, nel senso teatri, cinema rimanevano aperti anche durante la guerra, per dire la verità, quindi non è che ci sia un paragone, ma ecco, per esempio, siccome questo tipo di cose di cui stiamo parlando sono fatte anche di abitudini, fondamentalmente, o di, come posso dire, o di comportamenti quasi automatici sotto certi aspetti. Si recupera l'assenza di queste abitudini, di questi automatismi, perché quella poi potrebbe essere anche... Certo. Un argomento interessante di... Qui secondo me si recuperano le cose se ci si rasserena. Adesso obiettivamente Covid ci ha abbastanza sconvolto a tutti, a me personalmente. Io ho continuato a lavorare perché faccio l'avvocato, per cui in tribunale ci andavo, c'erano le udienze, ci andavo però con due mascherine, guardando tutti con un po' di sospetto, perché ci guardavamo tutti con un po' di sospetto, io mi ricordo benissimo. Non volevo neanche parlare al microfono, sì. Ecco, perché trovavo che il microfono fosse... Però ecco, allora a me, ritorno sulle mie, quello che mi ha dato serenità è fare il vaccino. Allora, io spero che più persone vaccinate ci siano, più si possa ritornare a non avere più questo sospetto nei confronti degli altri, ma a vivere una vita normale. Non sarà immediato, perché prima di tutto non bisogna vaccinare un sacco di persone ancora, e i teatri hanno appena aperto, ecco, e non so, cioè con numero ovviamente limitato di persone, però io ho saputo che erano abbastanza diciamo pieni i posti. Soprattutto la voglia, no, anche ecco, di tornare, ma però lì è più semplice. C'è anche la voglia di andare in ospedale a trovare un paziente, perché c'è, perché come per esempio le case di riposo, il concetto è lo stesso, di star vicini al proprio caro che in questo momento qui, che in quel preciso momento deve stare ricoverato in una struttura, che sia l'ospedale piuttosto che sia un RSA. Allora, l'importanza della famiglia o degli amici che sono intorno è quella di contattarlo e di stare con lui. Questo purtroppo è un periodo in cui questa possibilità di dar serenità ai propri cari non c'è stata, no? Volevo tornare sul discorso della psicologa, perché è un dato, secondo me, abbastanza caratterizzante della vostra azione, ma anche, immagino, per certi aspetti essenziale, no? Nel senso, la psicologa deve fare un po' da mediatore, diciamo così, fra la struttura ospedaliera, il paziente e la famiglia. Non è semplicissimo. Devo dire che in questo reparto invece, sia precedentemente con il professor Paradini, sia successivamente con il professor Zaia, la presenza della psicologa è stata accolta anche dagli altri medici con enorme disponibilità, perché aiuta anche loro alla fine fiera, no? Sì. Cioè non aiuta anche loro nel senso che gli solleva da una parte della loro attività che non è quella che devono fare, che possono fare essendo sempre in un numero inferiore a quello che si potrebbe auspicare, no? Non per volontà loro, ma perché non abbiamo investito all'epoca molto per la sanità e il privato ha aiutato un attimo la ricerca, né nella ricerca né nella sanità.
Dopo quel che è successo, spero che i governi, come fa quello attuale, anche i prossimi, non dimentichino quanto importante è investire sulla sanità pubblica e anche soprattutto nella ricerca, perché, sì, perché probabilmente dopo, non saremmo così. Perché poi dopo è inutile chiamarli eroi se poi dopo ci si dimentica. Esatto, e ci sono ancora quelli che sono stati assunti provvisoriamente a tempo determinato, che aspettano il contratto definitivo. Infatti, non dipende dalle singole ASL, ma è una questione governativa. Posso anticipare uno dei temi, voglio dire, affrontati dal presidente Fedriga in un'intervista che noi riproporremo questa sera nel telegiornale. Lui ha anche detto, dal 31 di luglio probabilmente si esce dalla, come si dice, dallo stato di emergenza, però dice Fedriga, alcuni aspetti emergenziali debbono in qualche modo essere considerati ancora, tipo la sanità, cioè considerarla non come stato d'emergenza, ma comunque attenzione appunto a chi vi lavora e certo, a chi vi è impiegato. Ed anche alla ricerca, e difatti là il nazionale, devo dire, e anche le nostre piccole, la nostra piccola sede, molto di più le sedi più importanti, danno dei contributi per la ricerca. Ecco, questo succede. Ecco, perché diciamo anche qua, prima, sì, prego, prego. Perché se no dobbiamo pensare che quanto è cambiata la vita del paziente, quanto è diventata più importante, è più evidente, più normale la possibilità di guarigione di 10 anni fa, quando certe malattie venivano, 10-20 anni fa, quando certe malattie venivano considerate, insomma, quando la diagnosi era già una condanna. Esatto, ecco, esatto, e adesso questo non è. Sì. Volevo tornare sulla c'è una psicologa, una donna, no? Non mi sbaglio, sì. Perché l'avevo anche intervistata tempo fa. E mi viene da fare una domanda tipo, com'è? Quid custodiat custodet, no? Nel senso, è corretta la citazione latina? E non lo so, perché quid, sì. Se me la ripeti in italiano sarebbe... No, sarebbe quella, come dire, chi... Chi custodisce i custodi? No, chi sorveglia il custode, ecco cioè, non noi, perché abbiamo piena fiducia in lei, e dunque non, poi secondo me ognuno deve fare il proprio, io non mi metterei mai In realtà a me serviva per un'altra sì, domanda, nel senso che immagino che poi anche questa psicologa comunque... Il suo lavoro non è semplice, perché comunque deve appunto entrare in contatto con realtà molto particolari, quindi certo, voglio dire... Ma anche una grossa esperienza, e allora sa come affrontare il problema, no? Ma quando voi... questa idea vi era venuta in mente all'associazione sulla base di precise, C'era stata... un contatto fra una consigliera del direttivo e un'altra persona che aveva avuto questa idea e che aveva raccontato quanto era stata sollevata dalla presenza di uno psicologo in un altro reparto, sì, non si parlava di questo, e abbiamo pensato anche che per noi potesse essere una soluzione che strutturale comportasse... Quasi, esatto, esatto, ecco. Ecco, questo intendevo questo, non mi piace. Esatto. Poi dopo controllo la citazione, se è poi, giusta. Poi dopo ti dirò che se tu giustamente hai avuto anche tu quello che è l'invito dell'AIL su quelle che sono le cose che fa l'AIL nazionale, sono cose molto importanti. Ah, sì, sì. Oltre alla ricerca, all'aiuto al reparto, perché la psicologa nostra fa parte della vicinanza al reparto, però ci sono delle possibilità di fare delle case alloggio per i parenti dei pazienti. Ecco, noi non siamo purtroppo ancora a un livello di disponibilità economica tale, di bilancio, per sostenere queste spese che sono più troppo grandi per noi. Però ci sono delle sedi che sono veramente molto più ricche di noi, hanno più province, per esempio una sede importantissima è Brescia. Brescia. Brescia,
con cui noi siamo gemellati e ha un bilancio notevole e fa delle cose non notevoli di più. Il presidente di Brescia è un medico, medico di base, una persona fantastica, si chiama Beppe Navoni, e devo dire che riesce a fare delle cose e dà delle donazioni, riesce a vendere le stelle in un territorio molto ampio, perché la provincia di Brescia è, non è Trieste, no? E dunque ad avere contributi di tutti i tipi che permettono un'attività senz'altro molto importante. Allora, ci avviciniamo alla conclusione. La citazione corretta è quis custodiet custodes. Trovata. Insomma. Allora, abbiamo visto, c'era prima il cartello della regia, lo ripropongono, così diamo proprio le... ecco, perfetto. Dunque, l'iniziativa è lunedì 21 giugno, in occasione appunto della 16ª edizione della Giornata Nazionale per la Lotta contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, e quindi dalle 8 alle ore 20 sarà attivo questo numero verde che vedete adesso comparire sul cartello, 800 22 65 24. Per quindi 8, 20, 10, per 12 ore, per metà giornata, insomma, ci saranno alcuni ematologi che si alterneranno al telefono. Ognuno starà un'ora e mezza, se non, sì, un'ora e mezza, sì, ognuno sta un'ora e mezza, a disposizione proprio di chi ha domande. Sulla patologia, chi chiede informazioni per se stesso, per, come parente di una persona che ne soffre, come persona vicina, e risponderanno ai quesiti che verranno posti. E poi dopo, logicamente, se volete anche informarvi sull'attività nazionale dell'AIL, c'è il, come si chiama, c'è il sito dove c'è tutto quanto, e poi dopo anche ci sono le attività locali. A Trieste sono un pochettino più, dicevamo, sono un pochettino più piccole, perché anche la sezione è più piccolina, però credo che anche lì c'è la possibilità di conoscervi meglio. Certo, cioè, e stiamo cominciando a tentare di ampliarci come i volontari, anche un gruppo pazienti. Ecco, pian piano, a piccoli passi. Grazie allora all'avvocato Tiziana Benussi, che è la presidente dell'AIL di Trieste, per essere stata con noi. Buon lavoro e in bocca al lupo per tutte quante queste iniziative. E grazie sempre anche a voi. Noi ci vediamo domani alle 17.30, domani è venerdì, quindi domani è l'edizione di Trieste in diretta che riguarda la cultura e l'arte. Domani, nella parte dedicata all'arte, parleremo di Pietro Marussig. Grazie a tutti, buon proseguimento e arrivederci. Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste.